32 anni di passione, tenacia e talento è una storia nel mondo automobilistico che comincia a soli 4 anni, quando papà Vitaliano lo fa sedere su una minicart e lo lascia solo a correre nel piazzale antistante il suo negozio. Andrea Caldarelli, classe 1990, è uno dei piloti più quotati al mondo e oggi corre con il marchio Lamborghini, vincendo nella classe GTD la 24 ore di Daytona nel 2020 e arrivando quest'anno secondo nella 12 ore di Sebring. Credo che sia fondamentale avere la passione in famiglia. Io ho avuto la fortuna di averla, anche di avere un po' il papà coach che aiuta, soprattutto quando sei giovane. Poi cresci, le cose si evolvono e le cose cambiano, ma il là è, diciamo, il primo approccio alle gare. È importante avere qualcuno che ti indirizzi e che sa dove devi andare. Quindi questo mi ha aiutato molto, grazie a mio padre, e infatti i risultati si vedono. Ci sono tanti ricordi, tutti gli anni sono molto diversi. Diciamo, probabilmente il ricordo più bello, uno dei più belli, è il primo giro col Formula 1 nel 2000. Gennaio 2008, è qualcosa che tutti i bambini sognavo anch'io. Quando la macchina si accende e fa il primo giro è qualcosa di speciale. Quest'anno finirò il GT World Challenge America, dove in questo momento siamo primi in campionato, e finiremo l'anno con la 8 ore di Indianapolis, e l'anno prossimo inizieremo con lo sviluppo della nuova LMDH, il nuovo prototipo Lamborghini, che poi debutterà nel 2024 nel campionato WEC e nell'IMSA e anche la 24 ore di Le Mans. Parteciperò sicuramente con questo nuovo prototipo e avrò l'incarico di sviluppare la macchina a partire più o meno da metà dell'anno prossimo.